Saga Anderson was helping me. Helping me go deeper, closer to escape. Somehow, I had to trust her. Parliament Tower. I had to get back to my apartment, my study. I had to find the manuscript of return. Yeah. Ragazzi, benvenuti o bentornati in questo nuovo video di Alan Wake 2. Nello scorso episodio abbiamo incontrato un vecchio alleato, in realtà per la prima volta, Thomas Zane. Se il nome non vi dice niente è perché non avete giocato al primo gioco, che praticamente è stato un elemento fondamentale per sconfiggere la presenza oscura. E a quanto pare torna come alleato anche nel luogo buio, anche in questo gioco. Quindi adesso noi proseguiamo ovviamente con Alan, che deve tornare a Parliament Tower, al suo appartamento, e trovare Alice. Però l'ultima volta sono rimasto con un dubbio, cioè noi siamo passati ad Alan mentre con Sara stavamo cercando il clicker nel mondo reale. Ma siamo passati ad Alan, quindi cosa è successo a Saga? È andata avanti da sola la sua storia? Oppure dovremo continuarla noi, tornando appunto nei panni di Saga? Vediamo innanzitutto se troviamo il modo di tornare da Saga. Parliament Tower was here, again. Zane said the manuscript of return was the key to escaping. I had to get it before Scratch did. Esatto. Le storie di Alan e Saga possono essere giocate nell'ordine che preferisci. Allora, quindi mi sta dicendo che la storia di Saga non va avanti finché noi non torniamo da lei. Quindi il clicker non lo troverà da sola. Va bene, allora proseguiamo con Alan, dai. Seguiamo con Alan e vediamo sto Parliament Tower, vediamo se riusciamo a trovare Alice. Dipende pure quanto dura questo episodio, poi nel caso torniamo da Saga. Anche perché non mi sembra una cosa molto difficile, no? Dobbiamo trovare un manoscritto. Dobbiamo trovare Alice. L'appartamento già ce l'abbiamo, sbloccato e tutto, già ci siamo stati, quindi non vedo come possa succedere qualcosa di inaspettato. Go to hell! Tipo così. Alice had turned the bathroom into a dark room. C'è Graffio. C'è una foto di Graffio. A dark place. Anche la cucina non mi sembra messa proprio benissimo. For months after Alan died, I didn't leave the apartment. I was flattened. Alice's work had consumed the apartment. By the confusion. Her whole life. Shock. The guilt. Fear. I could barely get out of bed. Barry Wheeler started visiting. He even cooked me meals. Amico e manager di Alan, Barry Wheeler. He still checks in. Vabbè, anche di Alice.
che non abbiamo ancora incontrato in questo gioco, eh. Niente Barry Wheeler al momento. Quello che nel primo aveva quel bel cappottone rosso. Che aveva una paura fottuta, però alla fine qualcosa di buono l'ha fatto. One morning, I saw a deer soar past my bedroom window. It was a balloon of some cartoon animal. And I looked out at the street below, and I saw a little girl crying. Like losing that balloon had just ended her whole world. It was the perfect image. The horror of caring. And that's when I got myself out of bed and I picked up my camera. There was something in the dark, something I needed to see, to show. The more shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for. C'è graffio. La sala cinema. Hidden behind ours. A dark tide ebbing and flowing against reality. Faces in the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot, put a cage around the infinite and capture it. I need to prove those faces are really there. Ricordiamo che Scraccio, detto anche Graffio, stava tormentando Alice. Che però lei crede che fosse Alan. Credeva fosse The Alan. full manuscript of a novel. Return. A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. I couldn't remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch, a monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in Return. Not yet. I'd write her in, try to stop Scratch within the limits of the horror story. It was almost impossible. It was taking too long. I had not reached the end. Sì, me l'aspettavo che sarebbe durata poco, non mi aspettavo così poco. Andiamo avanti. Ah!
Quindi ci ha proprio ucciso. E quindi ci siamo risvegliati. E di conseguenza non abbiamo cambiato nulla, o no? Esatto. Scratch was there at Parliament Tower undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice. Scrivi. Il parole di potere, ne abbiamo una. Vediamo. Evidenzia tutte le risorse e punti di interesse vicini sulla mappa di Wake. Espande di una fila l'inventario di Alan. Aggiunge una carica alla torcia. E questo mi piace, ma anche questo. Quindi facciamo prima lui. Poi nel caso. Ok, scriviamo. Zane had said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit. He had guided me to two murder sites. I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of initiation. Some. Un'altra volta qui, nello studio televisivo. Maschere. Allora, a parte che è tutto allagato. Cambiamo realtà, ragazzi. Allora, è ora. Torniamo da Saga, proseguiamo da lei, cerchiamo di fare, non dico in parallelo, ma quasi, le due storie. Perché non vorrei trascurarla, poi ci dimentichiamo. Vabbè che Saga comunque deve cercare il coso, no? Il Klieger, quindi... Dimenticarsene non è facile, una cosa di fare. Però vediamo dove ripartiamo. Da dove ripartiamo? No, proprio dallo stesso punto. Cioè, è una buona cosa in realtà, non è che... Sì, l'avevamo lasciato... L'avevamo abbandonata qui, avevamo cambiato realtà da questo punto esatto. Ok, va benissimo. In questa maniera possiamo proseguire effettivamente la storia quando vogliamo. Ati intanto si fa una bella cantata. Noi eravamo qui e dovevamo cercare, chiedere in giro della roulotte. Hello. No, di? Ah, long time and no see, Miss Anderson. Thor and Odin are not here. They are old tricksters always sneaking off. Sorry, no, I wanted to ask you about something else. Ah, la roulotte. Can you point me to any trailers around here? Sure, Watery Lighthouse Trailer Park. Ilmo Koskela owns it. Quello. Owns many things in town. And where is Ilmo? I saw Ilmo and his brother at the bridge. Well, what used to be the bridge. Grazie mille. Hey, Saga! Over here! Hey, Ilmo. How did your walk in the woods with Steven go? Another satisfied customer. I just hope he remembers to write a good review on the webpage. Great to see you back in Watery, Saga. Everyone in town missed you. Super nice to see you again, Saga. They act like they've known me for years. This keeps happening. Infatti. Are you familiar with the Cult of the Tree? Yeah, we always thought it was an urban legend. Kids drawing creepy symbols to scare each other, but, now it's gotten pretty damn real, huh? It's terrible what happened. We're all in shock. Well, we're looking into it. Hoping to get things back to normal soon. We're all for that. As normal as it ever gets around here. You own the trailer park, right? Mind if I take a look inside? Yeah, I'm pretty sure the owner of the Watery Lighthouse Trailer Park, me, can help you with that.
It's good to have our funniest resident back. Resident? I don't understand what you mean. If this is your way of getting out of any outstanding bills, don't worry. They've been handled. Must be hard coming back to where you and your little girl lived. It's like they remember a different reality. La sovrapposizione. Are you messing with their memories? Credo. So what is Coffee World? You mean you haven't seen our commercial for it? Coffee World is a smooth blend of rides, food, and fun. We even had a real moose. Until recently. Plus, right next to Coffee World is the workshop of our own Kalevala Knights Motorcycle Club. We're busy building the floats for Deerfest. Don't go peeking, though. You know, we're saving the big reveal for Deerfest. So, your commercials? They're more than commercials, Saga. Our goal is to both entertain and educate local viewers about the fine products and services we provide. And, Yako here really comes alive in front of the camera. Really. Fuck off. I'm just there for the free beer. Not sure what Ilmo's excuse is. Hey, I'm writer, producer, co-lead, director. Do yourself a favor and, check them all out. Ah, certo, saranno sicuramente interessanti. Profilazione, vediamo. Koshkela. Leggenda metropolitana. There are things that go bump in the night. It's all true. It's all true. Sound the alarm, brother. Gather the troops, brother. Yako. The shadow of the forest is creeping closer. They don't think it's an urban legend at all. They understand it's dangerous. Ilmo made it sound like I lived here. Does he really believe that? Life, hey. Laughter, and love will guide you home. Saga and her daughter. Oh boy. Happy faces raise property value. Family comes first, Ilmo. We take care of her trailer while she's gone. She's one of us, Yako. Her spare key is safe and sound. The Koskala brothers have happy memories of me living here. Anche this la chiave. Be the story affecting them. I'll play along for now. I need the key to that trailer. Esatto. Adesso che abbiamo finito la profilazione, possiamo chiedergliela. All joking aside, yes, I would like to see my trailer. Do you have a spare set of keys? Good for you. Yeah, I have a spare set. They're just over at Coffee World. I'd get them for you, but Yako and I have to head to Bright Falls. The spare keys are in the gift shop safe. I'll call ahead and have someone get them out for you. Oh, the road's flooded. But if you just follow this trail behind me, it'll lead you there. Benissimo. Call the gift shop so they can give Saga a hand. Questo? Yeah. Sta sicuramente facendo niente, però. There's Coffee World. Need to get across the river. What was that? Non siamo soli. Fuck! FBI, show yourself! Ah, qualche nemico simpatico. Di quelli che corrono. Però non mi sembra che siano avvolti dall'oscurità. Cioè, che abbiano bisogno della torcia. Vedremo. Forse sì. E invece...
Ah, sono fratelli gemelli. More people turning into Taken. Is this the cult? Or the story? Or both? No, è la presenza oscura che li fa diventare posseduti. There's a rhyme over here. Bambola alce. Un'altra rima comunque. Bambola cervo. Ce ne sono altre? No. Leggiamo la rima. Vediamo. La bestia gentile con la bella corona corre nel bosco con grande paura. Dal cacciatore fugge tra la possente natura per salvarsi e poter vivere ancora. Beh, bella corona sarà cervo, l'alce. Right. Oh shit. What the hell? Ciondolo. Good thing Logan made me this bracelet. Mi salva dalla morte, ma poi va in frantumi. There's another cult stash. Ah, ok, quindi quelli lì servono per indicare le scatole della setta. Vediamo, queste bombole non so da quando, non le ho mai usate. Ho trovato un altro posseduto morto alla torre radio. È stato pestato a morte. Vicino al corpo c'erano anche un portapranzo e uno strano oggetto fatto a maglia. Portato via il corpo, ma è già il terzo questo mese. Tenete tutti gli occhi aperti. Dobbiamo trovare questa persona e fargli capire che la setta dell'albero non scherza. Generatore. Riusciamo ad accenderlo così? Allora, nella scatola abbiamo altri ciondoli? Ti salva dalla morte. Mettiamoli via. Questo. Questo. Barcollano più facilmente. E a questo punto anche la bombola di propano, dai. Ma sì. E anche i bengala. Non mi ricordavo di avere tutta sta roba in realtà. Comunque. Va bene. Ah, ma forse... Momento, ma possiamo equipaggiare più di un ciondolo? No, per sapere. Perché a questo punto... Ma infatti... E allora sì. Idiota. Manoscritto. Sa che iniziava a capire perché Casey odiasse tanto il bosco. Era opprimente, c'erano troppi posti in cui nascondersi. La musica carnevalesca distorta che arrivava dal parco dei divertimenti lì vicino non aiutava. Un'altra casa. Ehi, se prendete la balestra la rimettete nella casa quando avete fatto. PS, ho cambiato il codice. Come da richiesta. E se sono numeri. Come da richiesta, no? De chi se sa. Beh, c'è una freccia sul 5. Ci sono tre frecce sul 7. Ce ne sono altre, però. Ah, e sul 2. 2, 5, 7. Proviamo. No. 7, 5, 2. 5, 2, 7.
Ok, i numeri erano giusti. Se non indossi la maschera, questo non è per te. E io mi piglio la balestra lo stesso. Un solo proiettile. Li possiamo recuperare? Sì. Bene, bene, bene. Paura. Giusto, mettiamola nello slot rapido numero 3. Adesso vediamo se ci sono, non so, frammenti di manoscritti, qualcosa, perché noi avremo bisogno di un po' di frammenti, perché con Alan potenziarlo non ci vuole niente, ma con Saga non stiamo potenziando un bel niente, eh. Picnic area. Un altro indovinello. Abbiamo ancora bambole, le altre bambole, vediamo un po'. Tre cerbiatti si incamminarono e un bel posto per mangiare e giocare trovarono. Un cerbiatto a casa mai fece ritorno e gli altri due non fecero che piangere tutto il giorno. Cerbiatta a casa mai fece ritorno. Ok. Ok, qualcosa sarà successo. Cosa, cosa, cosa? Bene. Paura, Madonna, ma ci ha messo. Ah, ma sono due. Beh. Lo posso anche schivare? Ah, qua è difficile sparargli con la balestra, perché ti caricano. Sì, possiamo recuperare la freccia. Dove è andato quell'altro stronzo? Bella mira! Ah, ma beccato. Possiamo recuperare la freccia che ho sparato per terra? No? No. Me la sono cercata. Ah, beh, bastava muoversi mezzo metro. Aumenta la resistenza al barcollamento e l'interruzione. Va bene così, va bene così. Anzi, questo aggiunge una carica alla torcia di Saga. Ci dobbiamo. Mazza, ma te che hai fatto? Vediamo se abbiamo la possibilità di potenziare le armi. This mug always cheers me up. Ci sono madri peggiori. Ok, non so perché dovrebbe essere una consolazione. Dove si potenziano? Radio. Ecco, miglioramenti armi. Ne abbiamo 25. Pistola. Allora. Tenere premuto il comando per sparare. Attiva modalità fuoco a domanda. Aumenta il 50% le dimensioni del caricatore. Esegui due colpi alla destra in rapida successione per stordire un nemico più a lungo.
Ok. Proviamo con i coltelli. She had hit the Taken in the head, but had not even slowed the monster down. She took aim and fired again. Another headshot. This time, the Taken staggered. Invece, vediamo. Fucile a pompa. Non possiamo farci niente. Balestra. I dardi conficcati nei nemici attraggono i proiettili sparati successivamente. Saga had hit the Taken with a crossbow. È un bel aiuto, eh. Bel aiuto. The bullets hit home, following a strange trajectory, as if the bolt had carved a track in the air for them, a magnetic pull for them to follow. Come quando venete punti da un'ape e poi tutte le altre vengono attratte. Non è la stessa cosa, ma va bene. Bosco comunque torna sempre. Sono tante sezioni del bosco, come c'era nel primo, l'hanno mantenuta anche nel secondo. Meno combattimenti, molti meno combattimenti, però un sacco di bosco. E ci sta, perché considerando la zona, grazie. Comincio a sentire una musichetta inquietante. Una pagina del manoscritto. Vediamo se c'è scritto qualcosa del nostro futuro. Graffio si nascondeva nella foresta, una terrificante presenza oscura nella notte, più percepita che vista. Nel suo cranio ribolliva l'oscurità come una nube temporalesca compressa in una bottiglia. Quindi stiamo per affrontare Graffio. O comunque... Hello? Minimo. Anyone here? Nope. Did they get out? Did the Taken get them? Or were they turned into Taken? I'll need to get the key to the trailer park myself, locked. Giusto. Need something to jimmy it open with. C'è scritto qui? Maintenance work. Niente. Ah, ecco. Manutenzione. Another c'è una scatola della setta. Vediamo. Bicchieri a strisce. Only striped cups. We are fully. Questo bagno è temporaneamente fuori servizio. Cazzo, tutti i bagni sono fuori servizio, non è possibile. Caga nella natura. Caga dietro un cespuglio. Bisogna fare di necessità virtù, no? Un alberello di Natale. Piazzato lì a casaccio. Striped cups, quindi 4. Andiamo avanti. 7. 2 hours later. 1 147. Subito, bene. Non abbiamo spazio. Porca troia. Vabbè.
Allora, torniamo su tabellone del caso. Ne abbiamo di nuovi. Più di uno in realtà. Coffee World. The most caffeinated place on earth. And yet nobody's here to help me get that key. La chiave del camping. Allora, qua. E secondo il registro di manutenzione, il cacciavite è stato usato sul percolator. Percolator. Forse il nome di un'attrazione? Ok. Poi, realtà e finzione. Wake says the story will change reality around us. If that's true, then I need to know what's real and what's fiction. Quali parti sono false? Quali, se ce ne sono, sono vere? Beh. Rose mi ha riconosciuta alla tavola calda di Bright Falls. Ha detto che la mia figliola è annegata. Non è una bella cosa da dire, però... Vabbè. Il clicker... No. Il click. Ah, ecco il clicker. E poi non si sa. Cosa lo dobbiamo aggiungere? Ah, ecco. Allora, cassa trovata vicino alla ruota panoramica, zona dei Watery. Poi sempre Watery. Sempre Watery. Cauldron Lake. Poi filastrocca trovata presso la torre radio a Watery. Watery. Ne trovate due. E sempre, vabbè, aspetta, le bambole. Ah, eccole. Qui. E qui. E infine, porta pranzi. Abbiamo trovato i due, sempre a Watery. E abbiamo finito. Eccolo qua, il percolator. Jesus! Calm down, Saga. It's just a pot of coffee. Have a beautiful day. Have a mock. Not beautiful day. ridi, ridi. Bastardo. Ti sparerei. Se no tipo togliere la cassetta, no, no. Troppa fatica. Okay then. Ah, non t'avevo visto, bastardo. Ah,
Ah, c'ha la presa, c'ha la cosa. Armatura dell'oscurità. Non male come colpo, eh? Eh? Quello è morto. Cacciavite. Bello grosso. C'è qualcun altro in giro. Sì, non è una buona cosa mettersi a ricaricare. Madonna, l'ha fatto esplodere tutto. Come schivi? Vabbè, ci devo morire insomma. Vabbè. Se ti avvicini tu, ti becchi. Se no, stai bene dove stai. Sei ritrovata di nuovo con l'armatura di oscurità. Dobbiamo anche ucciderle in tempo. No, ma tra l'altro ho perso anche la freccia. È svanito il cadavere. Non capito perché non mi eleva l'oscurità. Mocha l'alce. Curiosità su Mocha. Gli alci possono vivere fino a 25 anni. Ah, una cassa. Cosa si nasconde dietro il sorriso? Ah. Sì. Oh, quindi possiamo togliere i lucchetti col cacciavite adesso. Anche alle casse che si trovano, di rifornimenti che si trovano appese agli alberi. Comodo. Ehi, hey, Elmo, senti, ho ricevuto un altro messaggio infuriato di un genitore in cui figlio si è infilato uno dei Pucco souvenir in un occhio. Coltelli di plastica in un parco divertimenti a tema caffè. Ok. Sì, ma la colpa non è del... Vabbè. È morta. Per un attacco di cuore. Locked. Ok. Perché è cambiata ancora la maledetta password della cassaforte? Pensavo che fosse vendetta riparatore fornitore. Chi ti ha fatto del male? Perché sei così paranoico? Calma, questo è facile. Segugio, vedetta e pulitore. Visto? Non è così difficile. Vedetta, segugio e pulitore. Saranno qui? Coffee World staff. Hope they're not all monsters now. Notizie della settimana. The photos have stickers on them. Oggetti smarriti, manutenzione, operazione inserviente, negozio, sicurezza, badante.
Arte, passeggiante, parco e chiosco. Filazione. Cassaforte. What's the combination? People hate the puzzle, Zulma. Why not just use keys? People love the puzzle, Ziako. Only very smart people can think up good puzzles. Just look around and you will find the answer. Dedicated staff will be rewarded. The combination to the safe is somewhere in the gift shop. Come no. Ok. I bet Ilmo is the kind of guy who likes Sudokus. Due dipendenti non hanno mai le stesse responsabilità. L'appunto parla di tre lavori: segugio, vedette e pulitore. Gli adesivi sono vicino alle foto, sulla bacheca dello staff. Pensavo che effettivamente avesse a che fare con questa roba qui. Allora, oggetti smarriti, manutenzione, operatore, attrazione, sicurezza, negozio di souvenir, inserviente, badante, passeggiante, parco e chiosco. Uno era... segugio, vedetta e pulitore. Beh, segugio sarà security, quindi 4. Vedetta potrebbe essere Susan. Quindi 4-1 e inserviente. 4-1-6. Vediamo. No. Era 146. The keys to my trailer. Now to find the clicker and the colt. Ragazzi, ho deciso di dividere il capitolo in due video perché manca ancora un bel pezzo. Quindi ci fermiamo qui e proseguiremo la prossima volta. Io vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo in un prossimo video.